Buongiorno a tutti, benvenuti a Pillole di Vino. Oggi vi parlo di un'azienda nuova, un'azienda che si sta mostrando adesso sul mercato. Si chiama Bertinga, viene da Gaiole in Chianti. Che cos'ha di particolare oltre al fatto di essere nuova? È una novità assoluta perché è un'azienda voluta e progettata da due giovani russi. Sono appunto Maxim Kashirin e Anatoly Kornilev, che sono stati dei commercianti di vini italiani in Russia, si sono appassionati dei vini italiani, in particolare si sono appassionati della Toscana e in Toscana hanno voluto costruire la loro azienda. L'azienda è formata da pochi ettari nella zona appunto di Gaiole in Chianti e viene praticamente da un toponimo locale di questo nome. Sono terreni, tra l'altro, che furono di proprietà del castello di Ama, ora acquistati da loro, ripiantati, con soltanto due varietà, soltanto Sangiovese e Merlot. Che cosa c'è in più di particolare in questa zona? È che naturalmente siamo nei vigneti alti, quindi si arriva fino a 800 metri di altitudine sul livello del mare, e i suoli sono naturalmente quelli classici della zona, cioè composti soprattutto da alberese, vale a dire dai terreni calcareo marnosi costituiti nelle oceane, quindi terreni molto molto vecchi che hanno quindi saputo racchiudere una qualità di minerali molto molto forti, e terreni soprattutto che si disfano con molta facilità, e quindi le radici hanno grande facilità ad arrivare in profondità e ad avere quindi a disposizione acqua e tutti gli elementi minerali di cui ha bisogno una vite per crescere bene. La loro produzione si limita a quattro vini sostanzialmente, due vini che sono un blend tra Sangiovese e Merlot, come era classico un po' in tante zone della Toscana, e poi con i due cru riferiti ai singoli vitigni, uno di Merlot e uno di Sangiovese. Quello di Sangiovese si chiama Terre di Adino, e mentre invece quello che vi voglio presentare io oggi è il Volta di Bertinga, che è un Merlot in purezza. Molto importante perché è forse il vino di punta dell'azienda, è un vino sicuramente molto molto impressionante perché ha del caratteri molto molto forti, decisi, immediati. Innanzitutto vediamo il colore molto intenso, bello profondo, con questo rubino carico davvero molto molto forte, molto netto. E poi un profumo ricchissimo che si esprime immediatamente, arriva subito al naso, invade proprio le nostre narici e porta con sé tutta una serie di note fruttate molto mature, molto dolci, con la ciliegia di vignola, la mora, il mirtillo, quindi frutti molto molto consistenti, maturi, molto forti. E poi c'è a fianco tutta una speziatura delicata ma incisiva assieme, sembra una contraddizione, ma è appunto fatta di note anche piuttosto intense ma morbide, delicate. E soprattutto poi ricordiamo che il Merlot è una vite della biturica e quindi è contiene anch'esso delle pirazzine, ma in un modo più delicato rispetto ai Cabernet, che sono invece un pochettino più vegetali. Qui c'è una nota vegetale molto più leggera, molto più delicata, ma quella punta di aroma animale, questa nota di cuoio, che rende anche la sensazione più ampia, più voluminosa, più matura. Vino davvero molto molto interessante, molto composito, molto ampio. Impressionante al gusto per l'intensità, la forza, il vigore che mostra nel mostrare appunto queste sensazioni estremamente dolci, mature, fruttatissime,
speziatissime e con una trama tannica decisamente finissima, molto molto morbida, molto carezzevole, che dà proprio una sensazione di pienezza, di eleganza, di finezza davvero sorprendenti. Complimenti quindi a questa nuova azienda, che è fatta anche con dei giovani collaboratori molto 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 entusiasti del lavoro che stanno facendo, e quindi ci dovremo aspettare in futuro sempre di qualità maggiore, perché appunto l'esperienza li premierà sempre di più. Grazie della vostra attenzione, complimenti e grazie a questa nuova azienda e naturalmente, come sempre, alla prossima occasione.